Lettrici e lettori del Sicilia.it, buongiorno. Domenica 3 maggio 2020 e il 4 maggio si riapre, riaprono molte attività commerciali, molte attività economiche e noi proprio per questo abbiamo voluto dedicare questa 109esima puntata di Bar Sicilia alla finanziaria regionale, che guarda a provvedimenti di emergenza per fare fronte alla crisi economica per le imprese, provvedimenti a favore delle famiglie, a favore di varie attività economiche che esistono nell'isola, di molte categorie di lavoratori, insomma, la finanziaria che ha varato il governo regionale in questo periodo per fronteggiare una fase che è sicuramente delicata dopo 60 giorni di chiusura totale di ogni attività economica. E lo facciamo ospitando diversi capigruppo di maggioranza e di opposizione e alcuni parlamentari che sono stati molto attivi in questa maratona a Palazzo dei Normanni e che ha visto appunto l'approvazione di questi pochi articoli della finanziaria che il governo regionale, guidato da Nello Musumeci, ha voluto varare per, in un certo senso, mettere un tampone alla delicatissima situazione che vive l'isola, ma che vive tutta l'Italia. E allora do la linea a te, Maurizio, e poi la carrellata dei nostri ospiti. Grazie Alberto. E vedete, è importante capire un fatto. Ci sono due aspetti importanti di tutte queste grandi opportunità. C'è una finanziaria regionale che mi sembra contenga parecchia roba, parecchi aiuti per le famiglie e per le imprese. Abbiamo assistito a tanti decreti nazionali, tra annunci, tra decreti e tra tante altre cose. Anche lì speriamo che ci sia qualcosa di concreto, però in entrambi i casi, anche negli aiuti che possono dare gli enti locali, io vedo due aree di grande attenzione. La prima sono i tempi. Tutti questi aiuti alle imprese, alle famiglie, i contributi, le agevolazioni, le riduzioni di tasse. È tutta sta roba che è importante, deve arrivare subito. Non possiamo aspettare un mese, 2 mesi, una settimana, perché è già dal 1º febbraio che aspettiamo. Quindi non è che stiamo aspettando, ci abbiamo fatto queste finanziarie oppure il decreto nazionale del primo ministro Conte basta un mese. No, no, è dal 1º febbraio che aspettiamo. Quindi i tempi sono fondamentali, tutti questi aiuti nazionali e regionali nelle mani delle famiglie e nelle mani delle imprese devono arrivare subito, questa settimana di 1º di maggio. I primi di maggio saranno fondamentali riaprendo. Un altro fattore importante è la fiducia. Le industrie riprenderanno a produrre, produrranno camicie, produrranno mobili, produrranno materie prime e quant'altro. I negozi riapriranno. Acquisteranno queste materie prime, queste camicie, questi mobili, queste sedie, queste luci, tutto quello che vogliamo e lo esporranno. Serve chi compra, serve chi entra nei negozi, serve chi entra nei bar, serve chi entra nei ristoranti, serve chi entri nei tutti quei grandi negozi per comprare. La fiducia nel mercato, la fiducia nel futuro diventa importantissima. E questa dobbiamo capirlo anche noi, non c'è bisogno soltanto di un governo regionale, nazionale o comunale che ce lo dica. Cominciamo ad avere fiducia. Certo, nei tempi giusti arriveranno queste opportunità e noi tutti cominciamo a pensare che consumare, che partecipare alla vita commerciale diventa importante per tutti perché è una ruota che aiuta tutti quanti. Ora vediamo i rappresentanti dei partiti e istituzionali che cosa ci diranno su questa finanziaria regionale e lì potremo capire qualche altra cosa. Salute tanti amici di Bar Sicilia del Sicilia.it. Parliamo della finanziaria, la finanziaria del 2020, la finanziaria del governo Musumeci, quella targata emergenza a seguito degli immensi danni causati dal coronavirus. Una finanziaria voluta dal governo Musumeci e approvata in quest'ora dall'ARS che contiene provvedimenti a 360 gradi, fondamentale per contrastare la crisi economica senza precedenti, visto i danni causati dal coronavirus.
Si tratta di aiuti concreti e mai così ingenti per imprese, famiglie, operatori della sanità, enti locali, società partecipate per pagare gli stipendi, come il caso di Riscossione Sicilia che verrà salvata, ed a favore di settori nevralgici come turismo, sport e cultura. E questo quello che abbiamo voluto fare in finanziaria durante i lavori d'aula, e questo quello che ha voluto consegnarci il governo del presidente Musumeci. Tramite l'IFIS sappiamo che saranno dati ingenti aiuti ad imprese e famiglie e operatori economici, anche a fondo perduto. Una parte di essi sarà un terzo a fondo perduto con tassi agevolati, in alcuni casi pari allo zero. E poi l'esenzione per il bollo sotto i 53 kilowattori o per l'automobile che hanno oltre 10 anni di attività. E quindi poi parliamo di aiuti concreti al settore turistico, come l'esenzione totale del pagamento delle concessioni demaniali, che riteniamo nevralgici, gli aiuti ai siti UNESCO. Riteniamo che bisognerà ripartire dal turismo, dalla cultura. La Sicilia dovrà ripartire a breve per la fase 2 e siamo certi che questa finanziaria potrà dare un grosso aiuto per tutti i siciliani. Una breve valutazione: a nostro avviso una finanziaria inadeguata, un bilancio insufficiente per rispondere all'emergenza economica, conseguenza del coronavirus che in Sicilia purtroppo travolge centinaia di migliaia di lavoratori e di imprese. Come PD abbiamo tentato in tutti i modi di correggere questa manovra economica, ma il governo non ha voluto ascoltare. Siamo comunque riusciti ad imporre alcuni emendamenti importanti per la vita dei comuni, per il sostegno alle fasce sociali più deboli, per garantire alle famiglie bisognose quantomeno la possibilità di rispondere alle primissime emergenze che vivono, dall'emergenza alimentare al pagamento delle utenze. Però questa è una finanziaria che si basa su risorse incerte, non su moneta vera, non su risorse assolutamente certe, ma su risorse ad entrate future che il governo spera di poter ottenere, ma di cui al momento, ripeto, non abbiamo alcuna certezza. Quindi è una finanziaria costruita sulla sabbia, che si può cancellare da un momento all'altro se appunto le risorse su cui si fonda non dovessero dimostrarsi reali. Ciao direttore, grazie per lo spazio che mi concedi. Una finanziaria che testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, che nei momenti di grande difficoltà i siciliani danno il meglio di loro stessi. Abbiamo dimostrato con un articolato importante, ben strutturato, di non lasciare indietro nessuno. Famiglie, operatori economici, enti locali, il comparto del turismo, il comparto del commercio, dell'artigianato, l'agricoltura. Una finanziaria che definisco passionale, perché c'è stata la passione di tutte le forze politiche, anche l'opposizione, del governo, per dare delle risposte importanti ai cittadini. La Lega ha fatto la sua parte, ringrazio tantissimo i miei colleghi, sia nelle commissioni che in aula. È stato un grandissimo lavoro di squadra, non posso non menzionare i colleghi Bulla, Ragusa, Caronia, che hanno dato il massimo. Noi ci giocavamo tanto in questa fase, perché questa finanziaria segnava veramente il primo momento importante da un punto di vista di produzione normativa da quando la Lega è in Parlamento siciliano. Molte sono le norme a cui abbiamo partecipato in maniera importante, in maniera determinante. Mi piace pensare a tutte le norme che parlano di sburocratizzazione, la norma che permette ai comuni di erogare la liquidità per le famiglie in deroga ai vincoli della legge sulle procedure di bilancio, la norma che stabilisce 30 giorni di tempo dalla presentazione delle domande per l'istruttoria al fine dell'erogazione delle misure previste dagli articoli dal 5 all'8, la norma per il comparto florovivaistico, 20 milioni di euro per il comparto florovivaistico, la norma a sostegno delle scuole paritarie, degli asili nido, degli studenti universitari che riceveranno un contributo per gli affitti delle abitazioni fuori sede. Mi piace ancora menzionare l'esenzione dei canoni demaniali marittimi per il 2020, il dimezzamento per il 2021, la creazione di un'indennità di 1.000 euro cada uno per gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza coronavirus, i 40 milioni di euro per la conversione
attenzione delle imprese che andranno a produrre DP nei prossimi mesi e soprattutto, consentimi di dire con orgoglio, della norma che riserva 4 milioni di euro che abbiamo trovato attraverso economie che si sono create durante la discussione degli articoli per gli artigiani. Penso ai parrucchieri, ai barbieri, agli estetisti, ai ristoratori, alle pasticcerie che in questo momento stanno soffrendo molto, ci hanno scritto in tanti, siamo riusciti a trovare un fondo di 4 milioni di euro per ristorare le loro perdite e tante altre cose che adesso per tempi ristretti non posso stare qui ad elencare. Insomma, un lavoro importante, siamo passati dalle parole veramente ai fatti con delle norme di sviluppo e nella prossima finestra normativa continueremo su questa strada perché in questo momento c'è bisogno davvero che le istituzioni siano sul pezzo e facciano davvero la loro parte fino in fondo. Grazie ancora, direttore, ciao. È stata approvata la legge di stabilità regionale con il voto favorevole di Fratelli d'Italia. Un percorso difficile, lungo, durato 5 giorni, ma alla fine è stato raggiunto un buon risultato. E, l'abbiamo definita una legge di stabilità particolare rispetto alle altre, una legge appunto, una finanziaria di emergenza, un'emergenza dettata dal Covid-19 che se da un lato, diciamo per quanto riguarda l'aspetto sanitario, siamo riusciti a controllare bene, dal punto di vista economico è stata una sorta di tsunami per la nostra isola, per cui il lavoro non è stato semplice, bisognava comporre una legge di stabilità che riuscisse a dare risposte immediate ai siciliani, a tutti i siciliani, dalle famiglie alle imprese, alle aziende, ai lavoratori tutti, senza dimenticare nessuno e senza appunto lasciare nessuno indietro. Io credo che ci siamo riusciti alla fine. Come Fratelli d'Italia siamo soddisfatti di aver contribuito con le nostre proposte a definire parecchie delle norme contenute nella legge di stabilità. Tante altre proposte le abbiamo depositate in aula con degli ordini del giorno che sono stati accolti dal governo come raccomandazione. Certo, non è il piano Marshall di cui avrebbe bisogno la Sicilia e non solo la Sicilia ma anche l'Italia per ripartire, ma sono convinta che è stato fatto comunque un buon lavoro. Buongiorno, è stata una legge finanziaria importante, una legge finanziaria che aiuterà tanti siciliani in difficoltà, aiuterà tante imprese siciliane in difficoltà. Forse Italia ha dato un grande contributo, un contributo di competenza, un contributo di impegno, su alcuni importanti argomenti e tematiche. È stata un'idea esclusiva di Forza Italia quella dell'esenzione della tassa automobilistica, del cosiddetto bollo auto, che si è disposta l'esenzione soltanto per le fasce più deboli, come è giusto. È stata un'altra idea straordinaria, io credo, di Forza Italia, quella del cosiddetto bonus facciate addirittura per 50 milioni di euro, mentre la somma destinata per il bollo auto è di 30 milioni di euro. Ed è una idea importante, un'idea di sviluppo, perché non soltanto gireranno e si metteranno in circolo 50 milioni di euro, ma io credo che ci sarà il cosiddetto effetto moltiplicatore, quindi è ben possibile che giri una economia che si possa attestare intorno ai 150-200 milioni di euro. Abbiamo pensato all'agricoltura e alla pesca e al florivivaismo, poi ognuno ovviamente c'è la corsa ad appropriarsi anche delle idee degli altri. Noi diciamo che abbiamo dato il nostro contributo e se nell'originario testo i fondi destinati alle imprese agricole erano di 20 milioni, se sono adesso 50 milioni, l'impegno anche in commissione bilancio del sottoscritto certamente ha dato un grosso contributo, così come lo ha dato Forza Italia un contributo per fare aumentare i fondi per la pesca da 10 a 30 milioni e un altro contributo molto importante lo ha dato per il florivivaismo che è relativo alla somma di 20 milioni. Abbiamo dato una grande idea che è quella di
assumere e dare la possibilità alle imprese siciliane di assumere e i contributi previdenziali verranno pagati dalla regione siciliana fino a 10 milioni di euro. Abbiamo dato 6 milioni di euro alle 9 province siciliane e questa è stata un'idea esclusiva di Forza Italia. Abbiamo dato la possibilità agli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, di essere esentati dal pagamento in relazione ai mezzi pubblici siciliani. Abbiamo dato un contributo di 10 milioni ai tassisti, ai cosiddetti NCC, ai natanti. Abbiamo pensato, ed è stata una mia idea, alla editoria e ai quotidiani online. I quotidiani online io ebbi a fare, ricorderete, qualche mese addietro un comunicato stampa con il quale chiedevo che venisse aiutata questa fascia che era quella dei quotidiani online. Un caro saluto a tutti gli amici del Bar Sicilia. È stata una finanziaria molto strana, molto particolare, assolutamente non prevedibile e devo dire che i contenuti di questa finanziaria sono frutto di un percorso che il sottoscritto nella qualità di capogruppo di Italia Viva assieme agli altri colleghi di opposizione abbiamo voluto inaugurare con il governo e da un mese e mezzo iniziato un discorso che portasse appunto ad una finanziaria che fosse dedicata all'emergenza Covid, che si occupasse soltanto di risolvere i problemi di natura evidentemente economica causati dall'emergenza Covid. Noi non possiamo che essere soddisfatti del fatto che il governo con il Presidente abbiano voluto far sì che la finanziaria tradizionale uscisse fuori dai sentieri del dibattito parlamentare e invece ci si potesse concentrare soltanto su un articolato un po' più asciutto e esclusivamente dedicato. Ed in effetti, al netto ovviamente poi di quella che è la dialettica parlamentare, che è tutto annacqua, che un po' di cose fa disperdere e che sotto certi profili non riesce a mantenere una totale coerenza sia nelle commissioni che ovviamente in aula, è uscito fuori un lavoro che ha una sua, come dire, coerenza e una sua condivisione. Infatti gli articoli uno per uno credo li abbiamo votati tutti, anche i partiti d'opposizione. E il giudizio non può che essere, come dire, incoraggiante, sia per il metodo seguito, che ci mette nelle condizioni di dire che quando c'è un'emergenza bisogna essere tutti uniti ed in soccorso dei nostri concittadini e quindi del popolo siciliano, e sia nei contenuti, perché se le risorse che sono state ipotizzate, liberando risorse extraregionali, dovendo chiedere autorizzazione ovviamente al governo nazionale, e speriamo che questo via libera arrivi presto, noi potremo dare delle risposte emergenziali alle fasce più deboli della Sicilia, alle imprese, ai commercianti, a tutti coloro che hanno patito in maniera drammatica ad oggi e che continueranno a patire domani l'emergenza causata da questa pandemia. Ecco, stando così le cose, credo che il lavoro che è uscito fuori di arricchimento, di miglioramento, anche da parte delle opposizioni, grazie a questo percorso virtuoso inaugurato, possa essere preludio di buone cose per il futuro, ma soprattutto della possibilità di poter dare risposte immediate, urgenti, reali, come dire, sotto questo profilo, liquide di denaro, in maniera tale da poter fronteggiare i problemi più gravi e più urgenti. Quattro giorni non stop, nei quali sono stati discussi quasi 1000 emendamenti. Questo vi fa già capire che in realtà l'impalcatura della legge di stabilità doveva essere esclusivamente finalizzata all'emergenza Covid, in realtà poi era una finanziaria come tutte le altre. Cioè Musumeci ci ha parlato più volte, dico giustamente, di ancorare la struttura della finanziaria all'emergenza pandemica, in realtà ci siamo trovati di fronte a un documento finanziario come tutti gli altri, come quelli che si è, diciamo, sempre visti in questo Parlamento. La parola Covid in effetti è presente negli articoli della norma, ma in realtà poi abbiamo trovato le solite norme, purtroppo nostro malgrado, che troviamo in documenti finanziari che spesso non ci sono piaciuti.
Il fatto che sono stati depositati oltre 1.000 emendamenti, quasi 1.000 emendamenti, fa capire un dato che comunque sottolineiamo spesso, cioè che tutto il lavoro che fanno le commissioni di merito prima e la commissione bilancio dopo è fondamentalmente vanificato, perché in realtà il lavoro che dovrebbe fare l'Aula nella sua assise completa è quella di votare il pacchetto legislativo che è uscito fuori da queste commissioni. E in realtà quello che accade sempre, e anche questa volta, è che sono state rimesse tutte le carte in tavola e si è ricominciati da capo. E sul merito è chiaro che il Movimento 5 Stelle ha ottenuto dei risultati che ora brevemente vi racconterò, però nella sintesi quello che noi ci aspettavamo, ecco il nostro diciamo malcontento, è che l'idea di base, cioè una norma fondamentalmente ancorata all'emergenza, non lo è stata, perché come vi dicevo è una norma che parla di tutto come tutte le finanziarie, anche di più. No, abbiamo trovato anche degli aspetti che poco c'entrano con quella che è la vera e propria emergenza. E tra le cose sulle quali ci siamo battuti più delle altre e dove abbiamo inciso positivamente, perché bisogna anche ammetterlo, come forza dell'opposizione il Movimento 5 Stelle, volendo fare un'opposizione costruttiva, ha prodotto emendamenti nel senso di migliorare il testo. Ecco che per esempio in una norma che prevedeva un finanziamento di 4 milioni di euro per alcuni siti UNESCO, noi abbiamo presentato un emendamento che ha aperto questa somma, addirittura l'ha incrementata da 4 a 5 milioni, infatti è arrivata, e l'ha aperta a tutti i siti UNESCO. Quindi si è partiti da una proposta che li prevedeva solo per alcuni e poi è stata estesa a tutti quanti. Abbiamo incrementato il fondo a sostegno dei capoluoghi di provincia e lo abbiamo aperto a tutte le città capoluoghi di provincia, non soltanto a quelle delle città metropolitane, perché siamo dell'idea che tutte le città hanno subito un colpo duro dal Covid e non soltanto le città metropolitane. Stesso discorso vale anche per i comuni più turistici, quindi con maggiore vocazione turistica, come per esempio Cefalù, e comunque quelli che hanno avuto nello scorso anno un flusso di turisti di 500.000 unità. Questa norma ha permesso quindi di ristorare le minori entrate che inevitabilmente ci saranno a seguito appunto degli effetti della pandemia. Incrementato grazie al Movimento 5 Stelle il fondo per la pesca, soprattutto la pesca artigianale. Il fondo è passato da c'è stato un incremento di 20 milioni, quindi complessivamente 30 milioni per appunto il fondo della pesca. E poi ancora un'altra norma importante sulla quale ha inciso il Movimento 5 Stelle è l'esenzione del bollo auto. Fondamentalmente se ne è discusso molto perché è molto sentita da parte dei siciliani. È previsto per tutti coloro che abbiano un reddito inferiore a 15.000 euro e per le auto con potenza inferiore a 53 kW. E poi un'altra norma, questa che mi riguarda più da vicino da ambientalista quale sono e anche da palermitano, che è quella sulla discarica di Bellolampo. Come sapete la saturazione delle vecchie vasche, quelle precedenti alla sesta, non hanno diciamo ottenuto il cosiddetto capping, cioè la chiusura e il tombamento completo, e quindi si è accumulato una massa debitoria tale da portare la necessità di chiedere appunto un aiuto alla regione. Questo aiuto è arrivato con questa norma, sono 7,5 milioni di euro che rappresentano soltanto il 30% della somma complessiva necessaria per poter diciamo bonificare tra virgolette le vecchie vasche dismesse. Al netto di questi risultati, come vi dicevo prima, comunque nella sintesi il documento finanziario lascia i dubbi che vi dicevo all'inizio. Tutta questa cosa poi va anche condita con alcuni momenti diciamo di basso profilo istituzionale, purtroppo lo dobbiamo dire, come per esempio quello che è avvenuto quando il presidente Musumeci ha attaccato duramente il deputato San Martino. Sicuramente non sono momenti gradevoli da, diciamo, da vedere all'interno del Parlamento siciliano, e sicuramente hanno reso il clima ancora più difficile e complicato di quello che già è. Credo questa sia la migliore finanziaria da quando faccio il parlamentare regionale. Il Covid-19 ci ha costretti a guardare in faccia la realtà. Una Sicilia con un meno in termini di PIL a due cifre, con un rischio recessione mai visto, ha portato ad un grande senso di responsabilità. Abbiamo previsto tanti provvedimenti, 150 milioni di euro anche a fondo perduto per dare liquidità a partite IVA, micro e piccole imprese siciliane, 10 milioni di euro per i lavoratori stagionali nel settore del turismo e del commercio, baristi, pizzaioli, cuochi che non arrivano a fare le 12 settimane potranno ricevere un contributo uno tantum.
possibilità di ampliamento del suolo pubblico per un ulteriore 50% per tutte le attività di ristorazione e commerciali che ne facciano richieste. Ancora 300 milioni di euro ai comuni. Finanziaria della responsabilità. È così che mi piace definire questa finanziaria che ci siamo lasciati alle spalle. In un contesto in cui era necessario prendere iniziative nei confronti di quelle categorie che sono state messe in seria difficoltà da quella che è la crisi che il nostro paese sta affrontando, e proprio per questa ragione i maggiori destinatari di questa misura sono cittadini e imprese che oggi stanno soffrendo parecchio. Questa finanziaria è servita anche all'Assemblea regionale per comprendere di fatto qual è il reale scollamento che c'è tra lo Stato e la cornice più grande che ci accompagna, che è quella dell'Unione Europea, e al contempo anche per comprendere quali sono di fatto le frizioni che ci sono tra la stessa regione e lo Stato italiano. Da questo punto di vista devo dire che in aula non sono nemmeno mancati i colpi di scena che mi hanno anche un po' stupito, perché in alcune circostanze, dalla prima volta da quando sono parlamentare, faticavo a capire dove iniziasse la maggioranza e dove finisse l'opposizione. Ma questo non può che essere valutato come un atto positivo, perché di fatto, quando dialetticamente ci si confronta su quelle che possono essere delle tematiche più o meno importanti per il tessuto sociale, allora a quel punto vuol dire che si è fatto davvero l'interesse dei cittadini e di tutte quelle categorie che oggi stanno male. E questo non può che portare l'Assemblea regionale a aver preso atto della condizione difficile che stiamo affrontando, a dover fare i conti con un'emergenza vera, con i problemi della gente, e finalmente questa, l'Assemblea regionale, si è ricollegata al popolo che rappresenta. Infine non posso che dire che orgogliosamente il mio gruppo parlamentare ha votato favorevolmente a questa finanziaria, e lo ha fatto con coscienza, consapevole che la maggior parte delle misure che si dovevano proporre e che magari non è stato possibile farlo saranno riproposte all'interno di un disegno di legge successivo, che da quello che si capisce potrà essere definito come disegno di legge di sviluppo, ma che oggi doveva rispondere a delle esigenze che non potevano più essere derogate. La condivisione è quello che è emerso da quello che hanno dichiarato i rappresentanti dei partiti, ed è qualcosa di prezioso e di importante. Io ho ascoltato esponenti di maggioranza, esponenti di opposizione, li avete ascoltati anche voi. Sembra che questa finanziaria sia condivisa. E guardate che è un passaggio importante, perché lo devono capire chi ci governa a livello regionale e a livello nazionale. Il Covid, il coronavirus, questa schifezza di virus, non è di destra, non è di centro e non è di sinistra, non è di maggioranza e non è di opposizione. È qualche cosa che tutti insieme, politici, istituzioni, imprenditori, famiglie, dobbiamo combattere insieme. E dobbiamo avere insieme fiducia nella ricostruzione e fiducia nel futuro. Per un appello, Presidente Musumeci, Presidente Miccichè, avete fatto una finanziaria. Adesso i tempi sono fondamentali. Non dobbiamo essere schiavi di qualche banca, dei capricci di qualche burocrate. Subito queste misure che siano applicate per riprendere a lavorare tutti e le famiglie poter riprendere a respirare in serenità. Questo è un passaggio importante. Alberto, a te la linea. Bene, grazie Maurizio. Abbiamo ascoltato tantissimi esponenti di tutte le forze politiche, di maggioranza, della maggioranza di centrodestra che sostiene il governo Musumeci e dell'opposizione, PD, Italia Viva, 5 Stelle e quant'altro. Ecco, cerchiamo di fare veramente tutti uno sforzo, e la politica in Sicilia, approvando, varando questa finanziaria di emergenza, va in questa direzione, uno sforzo di unità, che non vuol dire avere le stesse idee, perché c'è stato un duro confronto parlamentare in questi giorni di maratona a Palazzo dei Normanni, ma vuol dire cercare di andare tutti verso il bene della popolazione, dei cittadini, e in un momento di crisi come questo diventa un imperativo ancora più categorico fare sempre il bene del nostro prossimo, ciascuno
facendo la propria parte, e i politici, in questo caso i capigruppo e i parlamentari dell'Assemblea regionale, appunto, varando una finanziaria che va a approvare misure in favore di famiglie, di imprese, di decine e decine di migliaia di lavoratori che in questo momento sono svantaggiati dalla situazione che si è venuta a determinare. Bene, con l'auspicio che quella del 4 di maggio non sia solo una riapertura formale, ma sia una rinascita, vi auguro ancora buona domenica e, se Dio vuole, ci vediamo domenica prossima sul sicilia.it.